capo Gehlen alla sua personale, alla galleria Il Saggiatore. Il titolo della mostra è Rising. Allora, qual è il significato che dai a questo titolo in relazione a ciò che metti in mostra, a ciò che si vede? Sì, Rising è un titolo che ho scelto inteso come nascente, crescente, quindi qualcosa che è agli albori, a un'alba, appunto, perché io comunque sono un pittore neonato, tra virgolette, in quanto nel campo della pittura, prima di avere un nome importante, occorrono decenni forse, a meno che non hai molta fortuna, e quindi mi sento ancora un po' un pittore neonato, però anche credo maturo abbastanza per avere la mia età, che è un'età molto giovane, 22 anni, e quindi e questo è quanto. Rising, nascita, sì. Allora, auspicio, spero. Certo. E dunque, tu hai accennato alla tua famiglia, quindi tuo nonno è un famoso pittore, tuo papà altrettanto, anche tuo fratello pittore. Tu come ti collochi, diciamo, in questa scia familiare? Anche nello stile, intendo, perché avete tutti naturalmente una vostra impronta. Sì, abbiamo tutti uno stile diverso, credo, però si sente anche il peso del nome che porti, perché devi, diciamo, dimostrare qualcosa agli altri, seguendo, perché tutti fanno un paragone con mio nonno, appunto, mio padre, quindi c'è un po' una tensione, però sì, io sono anche molto sereno, perché non è che ci penso proprio così tanto, quindi quando lavoro sono, la mente è completamente libera, sono sempre me stesso, sempre a mio agio, e quindi alla fine c'è questo dualismo che però poi non sento in fondo così tanto. Senti, con tuo fratello condividete lo studio oppure ognuno, come si immagina, il suo spazio? Condividiamo la stessa casa, ma abbiamo due studi differenti a parte. E dipingiamo appunto la stessa casa, però con materiali diversi. Io dipingo ad olio, solo esclusivamente ad olio, mio fratello ad acrilico, e quindi ci divertiamo, ci rispettiamo molto pittoricamente, però non ci scontriamo mai, perché alla fine sono due tipi di pittura completamente differenti, abbiamo due clientele differenti. Senti, vedendo i tuoi quadri, mi viene in mente la parola immaginazione. Tu come la, diciamo, la vivi, questa, il significato di questa parola? Sì, hai perfettamente ragione, perché quasi tutti i miei quadri sono frutto di immaginazione. Io pochissime volte colloco degli oggetti, per esempio come le Natura Morte, non faccio la classica Natura Morta che mi compongo